Dunque, facciamo un piccolo recap delle puntate precedenti, eh. Mentre inseguivamo Morgan all'obitorio, Max è finito nel mondo degli Azzecchi ed è diventato tale Olmec, protettore divino delle genti che sono ovviamente in pericolo. A quanto pare, Quetzalcoatl, spero di averlo detto giusto, la versione azteca di Morgan, ha ucciso tutti i guerrieri del villaggio e sta per uccidere quei pochi superstiti rimanenti, poveretti. Ma Olmec, con l'aiuto del capovillaggio, fresco fresco, che sono morti tutti gli altri, quindi è rimasto solo lui, dei guerrieri caduti, che sono tornati in gioco come fantasmini che si trovano in giro per la mappa, e dello stregone locale, ha intenzione di sconfiggere Quetz Morgan e magari anche farlo fuori, insomma, oltre a sconfiggerlo. Sarebbe anche ora. Ma, per prendere una cosa che serve allo stregone, per il rituale, per sconfiggere questo divino rompiscatole, Olmec deve divenire un guerriero. E questo lo si può fare solo sapendo tutti i benedetti nomi dei guerrieri caduti, elencandoli in ordine crescente allo scontatissimo capovillaggio. Ah! Riuscirà Olmec a diventare un guerriero? Sarebbe anche il caso, perché degli Aztechi mi sono proprio rotta le scatole e vorrei andare avanti verso quella che potrebbe essere la fine del gioco. Andiamo. Madò. Che casino. Allora, cosa dobbiamo fare? Ci deve essere un modo, maledizione. This water is impure. A large statue. Violent earth magic has made it unstable. Oh, finalmente posso andare lì. Mo, parliamo con lui. Spirit, what say you? What name did you go by in this world, fallen hero? The shaven head Otanmi? Yes. That is destroyers. Ah. Interessante. What was your station as warrior spirit? In my prime. Older than Tivitak. Longer than Uthla. Sono già dimenticata, maledizione. Vabbè, dopo lo controllo. It seems to be a piece of something greater. Images carved in stone. Somehow these hold the key to the water temple. Bene. Come dovrei capire? Forse la loro storia. By the gods. Clearly, this is the temple of water. Clearly, this is the temple of water. Grazie al piffero. Images carved in stone. Somehow these hold the key to the water temple. Allora, oh, Cristo santo. Ah, it is some kind of mirror. But what is its purpose? Clearly.
This is the Temple of Water. No, a me ti devi poggiare qua. Ah, ah. Non so cosa serve lo specchio, però fa niente. A ruby fish. Its blood-like coloring must indicate something important. Vai. Ecco. The water totem. Recupero il water totem. E questi a che servono? Ah, non si può più entrare. Ottimo. Andiamocene, va. Mo, ci mancano. Dobbiamo finire il rituale. Ma non mi ricordo più. Vabbè, mo che vedo i nomi magari mi viene in mente. Bello. I'd like to undergo. Do you know all six names of the warriors who came before you? Yes, I do. Then let us begin, Olmec. Name the six warriors, starting with the youngest and ending with the eldest. Allora, era Xilonen. Xilonen. Ometok. Tipetok. Tentiotl. Mixquotl. Cacchio. Whistlop. Review their list. Ho cliccato male. Let's begin, Olmec. Ok, riproviamo qui. Era Xilonen. Xilonen. Ometok. Tipetok. Sentiotl. Whistlop. Mixquotl. You are most wise, Grand Olmec. You are now ready for the ancient magics of the land, handed down to me by my father, his father before you. Mm. To protect you from the mighty elements, yes. I must combine your stone flesh with my blood and the magics of the earth. This will create a temporary magical barrier between yourself and the forces of nature. How long will it last? Not long. You must be swift in your quest. Che succede? Blood of the holy, flesh of the warrior, ah. Married to the heart of the land, a union of protection and power. Hear my prayers for divine conjuring. Bring forth the sacred magics of the deep earth to shield this noble warrior from the harsh elements. Oh, mamma. Non pensavo tutto questo rituale. It's done. Go forth and fulfill your destined omen. The fate of our village lies in your hands. Ok, dobbiamo sbrigarci. Finché siamo protetti dal rituale dobbiamo recuperare il cappio di coso che sta nell'albero, nella lava. Ok. Caro, vai. Nella lava. Bravo, torna indietro. Bravissimo. Adesso andiamo dal tizio. Amore. A ruby fish. No, è ruby. This must be the pod. Action. I have the pod of might, old one. Here, work your magic. Very good. Thank you, sacred one. I will begin at once. I go to fulfill my destiny. May my sacrifice save the village. Oh mio Dio. Aspetta. Oh mamma mia. Allora, aspetta che io so che cosa fai. Such an action is unworthy of the holy warrior. Surely an unwise course of action. No. No? Perché no? An empty copper bowl. Ah, chiedo bene. Although honorable in your sacrifice, the village is still in danger, old one.
Quetzalcoatl has powerful magic at his disposal. Mask. Oh. Mask? What mask do you speak of? Death mask. This power comes from it. Ah, e l'hai capito. Below the maze. The witch doctor's broken body. Rest now, valiant one. Perhaps another time. Eccoci. Adesso andiamo. Allora, c'è la casa sua che non ho controllato. Penso che ci possa. Che è su quel... Crystal Heart. Ma cosa cacchio ci fa? Una cosa del genere lì. Aspetta un attimo che devo controllare. Ha detto che la sua maschera è dietro il labirinto, ma io non ho visto nessun labirinto. Ho una brutta sensazione. Comunque, abbiamo il sangue, finalmente. E abbiamo anche il... Ma forse... Ma il pesce non mi serve a niente. Fish. No, non è che devo darlo a te, vero? Il fisher. Tu sei un fisherman. As a fisherman, you must be familiar with the water temple. What do you know of the carvings that mark the inner wall? Sacred place. Eh vabbè, non mi serve più, però dovevo venire da lui. Vabbè. Ho preferito risolvere velocemente la questione. Ma a sbaglio ci sono dei segni sulla scala. Toro, luna, infinito, la maschera, l'asterisco, il pesce e il mirino. Allora. Il sangue va qua. The offerings are accepted. The Jaguar Temple door opens before sacred Olmec. Grazie, molto gentile. The Jaguar Totem. Ah, non si toglie. Stone wheels. Set to turn for some strange purpose. Murals of ancient heroes. What? No painting of the mighty Olmec? lo so, è una cosa veramente terribile. Ah, funziona così. Era il toro. La luna, non tu. L'infinito. La maschera. L'asterisco. Il pesce e il mirino. Ma mo me lo fai prendere. Grazie. Che succede? Ah! What the fuck? Cosa sta succedendo? Oh mio Dio, è cambiato colore. Che cosa cazzo è successo? Cosa cazzo ho fatto soprattutto? Madonna. Forse riusciamo a finire. Comunque aveva detto che era dopo il labirinto. Oh mio Dio, che brutto. Cos'è questo? Ma
Forse devo mettere qui. Allora, il water va qua. Ci scommetto. Se ho capito bene. Vediamo se ho ragione. E the wind. Ha funzionato. E mo? Max? Sei di nuovo tu? Max, sei tu? Brutto posto, Max. This time? So simple. DNA test cycle initiated. Come on, come on. Hold together, you son of a bitch. Molecular cohesion affirmative. Yes! Test cycle downloaded to DVD. Encryptor sequence completed. System shutdown activated. Oh mio Dio. Aveva trovato la cura. Ma i freni non funzionavano, gli hanno manomesso i freni. Lo sapevo io che qualcuno gli aveva manomesso i freni. Cosa? Oh mio Dio. Allora, piano. Cos'è questa roba? Allora, piano. Qui c'è... grazie al pifo, allora dammi... C'è tutto di nuovo. Ok. Quindi... Oh mio Dio, è un vero labirinto. Oh mamma. Ok. That was close. Non devi andare di qua. Like a release switch. Cosa ne puoi sapere tu? Sei Olmec. Funziona un cazzo. Ah, ok. Qualcosa l'ha fatto effettivamente, così magari non possiamo andare di là. Quindi proviamo a andare. Allora sei stronzo. Oh madonna, no, non troppo vicino. Ok, vieni qui. I cannot go that way. Ok, piano.
Dio mio. Dicevo che potrei impazzire. Non può. No, no, no. Ok. Centrale tutti. Due. Centrale tutti. Due. Centrale tutti. Due. Centrale tutti. Due. Vabbè, io volevo. Effettivamente volevo fare questo. Oh, grazie. Ok, andiamo di là. Lo fai apposta allora. No. Dio mio. Ok. Piano. No, c'era una leva. C'era una leva. Vabbè, proviamo. This lever lost the gate in place. Ok. Non l'avevo capito che mi bloccava in quel senso. Ok. This lever lost the gate in place. Ora. Salve, sono di nuovo io, la voce dell'editing. Ah, ma quante volte sto inserendo la mia vocetta in questo episodio, eh? Prima il recap, poi adesso questa nota. Comunque, sono qui per dirvi, piccolo spoiler, che sono un idiota. Questo perché in questo bellissimo punto io avevo già risolto l'enigma del labirinto. Consiste appunto nel raggiungere quel bellissimo portone e entrare nella stanza che c'è dietro. Ma io che voglio sempre complicarmi l'esistenza, non ho capito subito, intendo in quei primi 30 minuti di gioco, che fosse quello il punto da raggiungere. E quindi ho vagato per decine di minuti all'interno del labirinto alla ricerca di un perché. E del senso della vita, probabilmente. Senza rendermi conto che il bellissimo portone nominato prima bisognava anche attraversarlo, non cliccarci sopra. Miseriaccia ladra. E niente, questo è quattro. Questo ho detto tutto. E niente. Possiamo continuare adesso. Ah, ecco qual è il problema. Che sono un idiota, ecco qual è il problema. Eccoci. Prendi la cazzo di maschera. Oh. Oh mio Dio. Ho paura. Oh mio Dio. Ce l'abbiamo fatta. Baby, you had an awful fall. I'm so glad you've come home. Home? Well, of course, silly.
You did want to come home, didn't you? Yes, I wanted to... Well, then that's that. Hush now, Max. When you fell down the chimney, you bumped your head, and now you're a little confused, that's all. My head hurts. I remember hitting it. That's right, dear. You hit your head on the chimney. Now don't give it another thought. I'll take care of you. Chimney? No, I hit it... No, I hit it on... In... My... car? No, of course not, dear. You just bumped... Yes, my car. I was driving and... The brakes! But Max, we've been waiting for you for so long. Don't leave now. We? Who? Why, me and little Sarah, of course. Well, who else would it be, silly? But that's impossible. Sarah is dead. Sarah! Max is home. Max! You're home, you're home. I missed you. You're alive! My God, Sarah! You're... No! You're dead! Your tenacity is quite remarkable, you know. Your doctor tells me that you should have died in the car wreck. I wish things could have worked out differently, Max, but they didn't. You leave me little choice, old friend. Did you honestly expect me to sit by while you went public with your cure? No. I've worked much, much too hard to allow that. I guess this is goodbye, Max. I'm truly sorry it had to end like this. Farewell. No, noi non possiamo Oddio, Max, non puoi morire. Dobbiamo trovare un mo... Cos'è questo coso? Oh,